Sì, è bella, è vero. Sei contenta? Mamma mia, tanto finare, insomma, tante ore, però. Ho paura. Poi te lo dimentichi, Sì. Posso? Ciao! Prego, vieni, vieni. Prendi la sedia. Come stai oggi? Molto meglio. Sembra che non abbia la stessa fretta di venire al mondo che aveva ieri, per fortuna. Non è ancora nato e già si fa sentire, eh? Non sarà mica come Davide? Magari. Lo sai che domani è il suo compleanno? Compirebbe 16 anni. A volte mi sento quasi in colpa. Per cosa? Per questa pancia. Per questa bimba che sta per nascere che mi riempie di gioia. È bello invece che tu sia felice. Davide avrebbe voluto vedervi così a te e suo padre. Davvero? Ce lo ripeteva sempre. Io penso spesso a quanto siete stati importanti per Davide. A quanto lui era felice con voi. E per questo non ti ho mai ringraziato. Non mi devi ringraziare. Sì, invece. Tu sei il leader, no? Se i braccialetti esistono, è merito tuo. Esistevano. Tutto finisce. E questo ho imparato stando qua dentro. Tutto. No, non tutto. Davide, per esempio, è come se... Non so se è perché sono qui in ospedale, ma è come se lo sentissi sempre accanto. È come se fosse qui a darmi forza. Lui purtroppo è stato il primo a tradire i braccialetti. Non se ne doveva andare. Forse con lui qui saremo ancora tutti uniti, o perlomeno un pochino più vicini. Forse sì. E i braccialetti come stanno? Insomma, qualcuno è uscito e ci siamo un po' persi di vista. Strano. Eravate inseparabili. Lo pensavo anch'io. Però si vede che per qualcuno di noi i braccialetti non erano poi così importanti.